con Michele Cinotto. Dopo questa tappa. No, io vado perché mi scappa. Esatto. C'è quella di domani. Sì. Siamo riusciti bellissimo. A passare. Sto battendo ogni record perché non ho mai fatto nelle tre. Non lo direi questo precedenti. Però io. No, ormai l'ho battuto, finito. No. Ormai ho battuto il record, non sono mai comunque arrivato vada. Così lontano. Comunque vada e battuto. E com'era oggi? Quanto bella. Fate voi in altitudine? Bella, una tappa bella, solo che la macchina poverina faceva quello che poteva fare. Quindi così non ce la faceva. Comunque è stato bello. I camion non vi hanno raggiunto? No. Meno male, oggi hai no, visto? Oggi no, ieri sì, oggi no. Ma ti diverti? Riesci sì, a trovare sì, la no. parte divertente? Mi diverto. Poi c'è una lotta interna tra il sottoscritto e certo, quindi Eugenio. Eugenio, quindi oggi abbiamo fatto la gara praticamente insieme, lui andava avanti, dopo io, così ci siamo. Chi l'ha vinta? Lui. Arco Cane, quindi domani vi rivincerà. No, assolutamente. Ah no, proprio così. No, l'obiettivo era quello che... Eugenio, vieni qua che... L'obiettivo. Infine di vieni qua, vieni qua con noi che siamo in intervista in diretta. Sei in diretta. Vabbè. C'è cose più importanti evidentemente. È probabile. Comunque no, ci siamo messi dietro lui, gli sono stato dietro tutta la tappa e così ha vinto. Quindi partiva dietro di te lui? Per adesso ce n'è una io, una lui, e domani non so. Vediamo. Ok. Eugenio, stava dicendo che c'è una battaglia fra di voi. È l'unica battaglia che possiamo fare questa. Oggi però... Sono due generazioni diverse, comunque. Ah, vabbè, che confronto. C'entra? Tu sei abituato a quei ragazzi? Sì, con i tuoi figlioli, ragazzi, appunto. Ma però oggi... da un mio figlio non mi sarebbe fatto passare oggi. Ma bisogna vedere se tuo figlio era d'accordo però da non passarti. Sai che... Ma ci pensava per la Dakar dopo. Bravo, già sai. Senti, domani la tappa più lunga, 540 km. La faremo. Abbiamo la coca. Esatto. A posto, mi sembra un ottimo inizio. Ciao. Grazie, ciao.